No, io spero che si sia gustato un po'. Io l'ho gustato, come sempre. Come sempre, anzi, me lo gusto ogni volta di più. Volevo solo fare questa cosa, un po' da back cosa, backstage. In queste quattro sere, in realtà, uscendo, telefonando, molti mi hanno fatto sostanzialmente tre domande a cui vorrei rispondere, e in questo modo rispondo ipotizzando che a molti sorgano queste domande, soprattutto quelli che non mi conoscono ma mi vedranno. E allora, insomma, c'era venuta l'idea di fare questa cosa, di dirvele e di provare con una battuta, 5 minuti, a rispondere. Le domande sono queste: il passato, presente e futuro, cioè sostanzialmente come ci sei finito qui, cioè cosa è successo per finire qui a fare questa cosa, come è andata facendola, come ti sei trovato e cosa succederà, i progetti, qual è. Allora, la prima domanda è facile, tra l'altro è raccontata nel libretto che verrà allegato al cofanetto, ci sarà anche un librettino, perché è venuta fuori un'idea strepitosa dagli amici. Ero andato una volta a leggere Dante al carcere di massima sicurezza di Padova, ma una roba di 10 minuti, e a un anno e mezzo di distanza mi telefonò per dirmi che lo stanno ancora leggendo quei 10 minuti, cioè, non mi ricordo se avrò parlato del purgatorio, ma io perdono, mi si ricordia, al carcere di massima sicurezza, tutti ergastolani, figurate, e mi ha colpito tantissimo perché lo leggono, e quando hanno saputo dell'idea di un DVD, si sono promossi quelli della cooperativa Giotto come sponsor. Io non avevo neanche pensato a cercare degli sponsor, stati loro i primi, come sponsor, perché vogliono comprare 250 copie da regalare a tutte le carceri italiane, perché dicono questa cosa, tutti i carcerati le devono sapere, che si può stare in carcere. Beh, gli avevo fatto, a me sembrava una battuta, loro l'hanno presa molto sul serio, gli avevo detto che mi colpiva molto di aver conosciuto delle persone che stavano in cella, ma non la cella del carcere, stavano la cella del monaco. Avevano trasformato la cella del carcere in una cella di monastero e si santificavano lì. E questa cosa mi aveva colpito molto, insomma, viene fuori questa idea di regalare il cofanetto a tutti i carcerati, e per cui, come dire, da cosa nasce cosa, alla fine è venuto fuori, bisogna proprio farlo, facciamolo. Lo facciamo in un cinema, lo facciamo con un regista, con quelli veri, con questi qui, e ci siamo trovati qui. Come mi sono trovato? Malissimo, disastro. Cioè, tutte e quattro le sere mi è venuto su un mal di pancia, perché al pensiero di tutto quello che non avevo detto, di come è andato di solito il primo quarto d'ora, che la statua di marmo di Carrara sarebbe più vivace rispetto al primo quarto d'ora, soprattutto la prima sera, mi vergogno ancora a pensarci. Sono stato male, dall'altra parte dico sempre, l'idea era quella, il simbolo del cofanetto del Dante sarà un tratto rosso che disegna il profilo di Dante. È quello che ho cercato di fare, tratteggiare il profilo, perché poi voi, il lettore, vada a vedere proprio Dante, l'opera, la Divina Commedia. Di più, in quattro sere non potevo fare se non tratteggiare questa linea. È stato molto bello, anche se faticoso, per questa ragione qui, lo scrupolo di tante cose bellissime non dette, ma bisogna fare i conti con i tempi che ci sono. E sui progetti, nessuno, sui progetti volete cambiare, come Manzoni, mi auguro di non aver rotto troppo le scatole ai miei 25 lettori, dice lui. Qui ce n'è 800, sono già molto più avanti di Manzoni, e quindi il successo è già straassicurato. Io credo, dico solo questo, l'augurio che mi faccio, ho avuto degli incontri, era seria la battuta dell'inizio, mi ha chiesto di tenere un corso di Dante, di letture dantesche all'Università Statale di Novosibirsk in Siberia, per esempio. Forse c'è la possibilità di un ragionamento con la Fondazione Americana, insomma stanno nascendo delle cose. Io l'unico auspicio che ho è che Dante possa essere letto e amato, estimato per le ragioni che abbiamo scoperto in queste sere, da tutto il mondo. E mi sembra che vai in Russia e in America e in Africa lei stessa, cioè il cuore degli uomini è quello lì, quello che dice Dante. E quando te leggi Dante, anche perfino agli ungheresi capiscono,
e anche i negretti capiscono, e anche gli americani capiscono, perché il cuore è proprio quello lì. Perciò il mio auspicio è che non io, ma Dante sia letto e si diffonda dappertutto. Se a questo potranno contribuire i DVD piuttosto che i miei libri, beh, sono solo più contento. Basta, queste tre cose ci sembrava importante dirle a chiarimento un po' di tutta l'iniziativa e anche di come l'abbiamo pensata. Io vi ringrazio veramente tantissimo. A favore della maggior parte dei cittadini della città di Firenze, che desiderano tanto per se stessi quanto per altri cittadini aspirare alla virtù, quanto anche per i loro posteri e discendenti essere istruiti nel libro di Dante, dal quale tanto nella fuga dei vizi, quanto nell'acquisizione delle virtù, quanto nella bella eloquenza, possano anche i non grammatici essere informati, si supplica a voi, autorità del Comune di Firenze, che possiate scegliere un uomo valente e sapiente, ben edotto nella scienza di questo tipo di poesia, per il tempo che volete, non maggiore di un anno, perché legga il libro che volgarmente è chiamato El Dante.